Premessa. La spada nella roccia l'avete vista? Questo è il borgo antico di Accadia, da anni, da decenni, un po' abbandonato. Occorrerebbe un sacco di soldi per rimetterlo a nuovo, quindi è un po' un borgo fantasma. Sono a Barletta e devo andare a Corato. Alla stazione dei treni ho chiesto dove si pigliasse il bus sostitutivo e la tizia alla biglietteria mi ha detto che non si occupa lei di queste cose perché questa è Trenitalia, il bus non è Trenitalia. Le ho detto che forse è anche vero, ma io il biglietto l'ho preso sul loro sito. Allora mi ha detto ultimo binario. Sono andato all'ultimo binario e non c'era nulla. Ho chiesto a un ragazzo che mi ha dato un po' di indicazioni. Sono andato avanti, poi non ho trovato nulla, una signora mi ha visto spaesato e mi ha detto dove partono i bus sostitutivi. Mi dà un po' fastidio quando la gente crede che la vittoria agli europei, le medaglie alle Olimpiadi o Samantha Cristoforetti nello spazio rappresentino questo paese, perché non è così, non sono le eccellenze a rappresentarci, sono le persone alla biglietteria, le persone che non curano le strade, il disordine ovunque, le cose fatte a caso. Questa è l'Italia. Io non credo molto che le persone cambino, credo semmai che le esperienze, in particolare i viaggi, ti permettono di sviluppare caratteristiche o abilità che avevi già dentro, solo che erano latenti, non hai mai dato la possibilità loro di venire fuori. Dante deliberò di dirigersi dalla donzella della dinastia dei Donati, dotata di davanzale dalle dimensioni debordanti. Sono diretto verso la preistoria, cioè il dolmen della Chianca. In macchina ci si mette 5 minuti da Bisceglie, forse 10, per arrivare qui al dolmen, ma volete mettere il gusto di fare una fatica boia per arrivarci? E questo è il bello. Dopo di me al dolmen sono arrivati 4 adulti in macchina, tutti sovrappeso, e mi chiedo cosa resterà loro del dolmen. Sono arrivati lì, hanno fatto la foto, e poi? Io invece me lo ricorderò. Ti lascio decidere se raccontino su due squaletti australiani o su Paperino. Pensavo fosse una cosa più uno. Va bene. Ciao. Oggi Trani in bicicletta col cappello. Museo della macchina da scrivere, per scrivere, ahimè chiuso. Ciao. Tra turgide tette tonde, tergiversava, temeva trabocchetti. Salve! Il microfono è già attaccato. Com'è che si zoom? Da questo? No. No. Devi direttamente farlo da questa. Questa qui la giri, così. Okay. Sono le 10:15 e sto aspettando l'Intercity notte che da Trani qui mi porterà a Bologna, poi li cambierò all'alba Bologna-Rovigo.